Ciao a tutte ragazze e benvenute alle nuove iscritte. Oggi un nuovo video dove andremo a realizzare questa cornice shaker. Che si può appendere tranquillamente anche nelle camere dei vostri bambini per dare un tocco estivo alla loro cameretta. Andremo a utilizzare alcuni materiali dello shop Lilo, in particolar modo andremo a utilizzare il piano da taglio che mi è stato inviato la scorsa volta. Questo piano da taglio è davvero molto utile sia per essere utilizzato appunto come base protettiva per il tavolo, ma sia anche per lavorare con il Fuse Tool della VR Memory Guitars. Quindi se siete curiose, mi raccomando, seguite il video. Per il progetto ci servirà una cornice in cartoncino. Se volete, nel prossimo video vi farò vedere come realizzarla, il Fuse Tool, gli acquerelli, un bicchierino con dell'acqua e un pennellino, delle forbici, una carta scrap, del nastro biadesivo, un set di timbri, l'inchiostro nero, delle paillette e un foglio di carta di acquerello. Infine andremo a utilizzare come base questo piano di vetro che mi è stato donato dallo shop di Kilu. Bene, una volta effettuate tutte le nostre timbrate, andiamo con delle piccole forbici a ritagliare i nostri timbri, lasciando un contorno bianco. Io per timbrare ho utilizzato il tampone Memento che una volta asciutto, anche se viene a contatto con l'acqua, non sbava. Ok, ritagliati tutti i nostri elementi, andiamo a posizionarli sulla nostra cornice. Facciamo una composizione tipo di come ci piacerebbe realizzarla. Dopo aver posizionato tutti gli elementi, andiamo a fotografare per ricordarci la composizione. Adesso possiamo passare a dipingere con gli acquerelli. Potete utilizzare un pennellino numero 2 oppure lo 0. Una volta colorati tutti i nostri timbri, li andiamo a riposizionare sulla cornice come fatto in precedenza. Per posizionarli io utilizzo questi quadratini adesivi trasparenti che mi sono stati inviati sempre dallo shop Lilo. Come secondo step ci servirà un punch rotondo, delle paillette, delle decorazioni varie, una bustina trasparente di quelle per i fogli, della carta scrap, della carta lucida o del vellum. Inoltre ci servirà il Fuse Tool e il nostro piano da taglio in vetro. Come prima cosa andiamo a tagliare il nostro vellum a metà. Dopodiché ci prendiamo la misura della nostra carta scrap e andiamo a ritagliare della stessa dimensione. Ora
Pieghiamo a metà il vellum e con un punch rotondo, una volta diviso, andiamo a creare delle piccole ondine. Con un pezzettino di vellum vado a ricavare le ondine anche dall'altro lato. Bene, adesso prendiamo la nostra busta di plastica, andiamo a inserire la carta scrap e andiamo a ritagliare la busta della stessa dimensione del nostro quadrato di carta scrap. Ok, adesso mettiamo il vellum, sovrapponiamo il vellum alla carta e con una matita ci andiamo a ricalcare tutto il contorno e quindi andiamo a ritagliarlo e a dividere in due parti il nostro foglio. Adesso andiamo a inserire entrambe le parti all'interno della copertina e lasciamo un minuscolo spazio tra le due, così possiamo andare con il fuse a chiudere le due parti. Ma prima di fare ciò vado a inserire le paillettes nella parte finale della nostra bustina. Fatto questo, vado a chiudere il tutto. Bene, adesso vado a inserire il resto delle paillettes e vado a chiudere anche la parte sopra. Bene, la nostra bustina è pronta, non ci resta di incollare il vellum sulla nostra bustina con un nastro biadesivo molto sottile. Bene, adesso vado a posizionare il nastro biadesivo su tutti e quattro i lati per andare ad attaccare la nostra cornice. Bene, adesso non ci resta che impreziosire il tutto, vado a inserire un pesciolino all'interno della cornice. E vado a impreziosire ancora con del cordino e con alcune mezze sfere in plastica. Per finire vado a inserire un pezzettino di cordino dietro per fare l'attacco per appenderla al muro. Come ultimissima decorazione vado a inserire appunto queste palline trasparenti, semitrasparenti per simulare le bollicine del mare.
Bene ragazze, il video è finito. Io spero che questa idea vi sia piaciuta. E nulla, vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!